questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa elegantissima maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia Blue Night. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della DMC Linea Knitty 4 Glitter, che come potete vedere è questo gomitolo da 50 grammi, il cui lamé ha la stessa tonalità, diciamo la stessa tonalità del filato. E infatti questo è un filato color canna da zucchero e il lamé è su un argento che ricorda molto il canna da zucchero, quindi un argento molto più sul bluette. Mentre voglio farvi vedere altri due colori. Se vedete, il grigio ha all'interno il lamé col grigio e il blu notte ha all'interno il lamé blu notte, quindi è un lamé tono su tono che credo renda la creazione ancora più un gioiello, se così vogliamo dire. Per poter realizzare questa maglia io ho utilizzato 6 gomitoli, quindi un totale di 300 grammi ed è una taglia S che però mi va un po' larga qui, quindi non è strettissima, diciamo una S morbida. E come vi dicevo ho utilizzato 6 gomitoli, quindi 300 grammi, lavorando sempre esclusivamente con l'uncinetto numero 4. Se siete una taglia M io vi consiglio di andare a prendere almeno 7 gomitoli, se siete una taglia L vi consiglio 8 gomitoli. Naturalmente se volete la maglia più morbida aggiungete anche un gomitolo in più, in modo tale da poterla fare un po' più lunga, un po' più larga, le maniche anche un po' più lunghe. Io ho preferito questa volta non farle troppo lunghe, quindi fermarmi diciamo a quasi fine polso, un po' prima che finisse il polso. Per quanto riguarda la lavorazione è un semplice top down, si parte quindi dall'alto e come potete vedere ha questa particolarità che ha queste strisce lavorate sopra il braccio, qui sul davanti e anche sul dietro, mentre la parte qui e la parte sotto delle maniche, quindi laterale sotto e laterale alle maglie, sono chiuse, quindi tutto maglie alte. Il giro che andiamo a ripetere è sempre lo stesso, in alto serve per fare gli aumenti e io naturalmente nel tutorial vi dico come andare a fare gli aumenti e quanti ne ho fatti io e quanti secondo me devono farne le taglie più grandi. E vi spiegherò anche quando si andrà a lavorare il corpo, se dovete allargarlo, come fare se non volete cambiare uncinetto, ma allargare di pochettino la maglia. E quindi se volete fare questo invece di utilizzare un uncinetto in più, naturalmente nel video vi dico come andare a fare gli aumenti in modo tale da avere la maglia più larga. In realtà potreste farla anche un bel vestitino, io ero tentata a farne un vestito, però mi piaceva così tanto sopra questa gonna che indosso che ho deciso di lasciarla a maglia. Però non vi preoccupate, i vestiti comunque arriveranno perché ho intenzione comunque di farne altri oltre quello che ho fatto a dicembre. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando Nelsa, scusatemi, o nel gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Knitty 4 Glitter, che è questo filato con il lamé della stessa tonalità del filato. Io ho scelto quel canna da zucchero con il lamé che è su un blu argentato, ma se tipo volete prendere l'argento, il colore grigio ha il lamé argento, il colore blu notte ha il lamé blu notte, il colore viola ha il lamé viola, quindi tono su tono. A parte il nero ha invece il lamé argentato, in modo tale che spicchi di più. Detto ciò, io lavorerò con l'uncinetto numero 4, ho montato 96 catenelle, sembrano piccole ma vi posso assicurare che la testa passa e la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Mi raccomando, essendo un top down, quando voi siete una taglia più grande, tipo una M, una L o anche una XL, non andate a mettere troppi motivi in più perché altrimenti la maglia viene troppo, lo scollo viene troppo largo. Vi consiglio per una taglia M di andare a mettere solo due motivi in più, che poi vi farò vedere una volta fatto il primo giro, una volta fatto il primo giro, quindi quando andremo a fare il secondo giro, dove andare a posizionare questi due motivi in più. Se siete una taglia L, allora e dovete fare più largo, vi consiglio quattro motivi in più. Anche in questo caso dirò per una taglia M e per una taglia XL fate la stessa cosa come inizio, poi andrete a fare più aumenti prima di mettere i marcatori. Mi dirò come distribuire i quattro motivi in più. Detto ciò, il primo giro è uguale per tutte, quindi andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2 catenella di separazione, prendo il filo, rientro di nuovo ad fare 2 maglie alte, una
2, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia, la maglia alta, una maglia alta nella seconda catenella, una maglia alta nella terza catenella. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Ho terminato il primo giro facendo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e la maglia bassissima nella terza catenella. Adesso sono andata a mettere questi 4 marcatori che mi servono per capire la divisione tra i due pezzi avanti e le maniche, e io ho agito in questa maniera. Come vi ho detto, per chi ha montato 96 maglie come me, dove si inizia il giro abbiamo le prime tre gruppi di il primo gruppo di 3 maglie alte, va a mettere il primo marcatore. Salta 4 ventagli, 1, 2, 3 e 4, e dopo subito il quarto ventaglio mettete il secondo marcatore. Questa è la parte avanti. Poi saltiamo 2 ventagli, 1 e 2, e nel gruppo successivo di 3 maglie alte andiamo a mettere il nostro terzo marcatore, e qui abbiamo la nostra manica. Saltiamo 4 del dietro, quindi 4 ventagli, 1, 2, 3 e 4, e andiamo a mettere il marcatore. E come vedrete, qui da questa parte abbiamo altri 2 ventagli e di nuovo il nostro primo marcatore. Ora, per chi ha messo 2 motivi in più rispetto a me, deve andare a saltare invece che 4 motivi, 5 motivi avanti e 5 dietro, lasciando invece le maniche normali. Per chi invece ha voluto aggiungere non 2 ma 4 motivi in più rispetto a me, allora le va a mettere in questa maniera. Va a mettere un motivo in più, quindi lascia 5 ventagli, qui ne lascia 3, di nuovo 5 e qui 3. Chi invece ha montato un numero dispari, quindi 3 motivi, nessun problema, andate a mettere in questa maniera. Qui sul davanti mettete 5 ventagli liberi, quindi non 4 ma 5. Ai lati, quindi qui e qui, ne mettete 3, mentre dietro l'ho lasciato uguale. Questo perché la maglia, sapete che tende a tirare avanti, perché avanti abbiamo il seno, mentre dietro resta dritto perché abbiamo la schiena. Quindi se avete montato un numero dispari, andate a fare in questa maniera: montate 2 per le maniche, uno da questa parte, uno da questa parte e uno per il davanti, lasciando il dietro normale. Mentre, come vi ho detto, se avete fatto solo 2 motivi in più, li andate ad aumentare qui sul davanti e sul dietro. Se avete fatto 4 motivi in più, andate a aumentare un motivo per lato, quindi qui, questi due e qui, lasciando quindi un ventaglio libero in più rispetto a me. Questo è per capire la divisione. Adesso il giro che andremo a fare è uguale per tutte, quindi non cambia niente, e il giro che andremo a fare è il giro che verrà sempre ripetuto fino ad arrivare a mettere i marcatori, quindi serve per allargare la nostra lavorazione. E vi accorgerete che, se andate ad allargare dove abbiamo messo i nostri ventagli, mentre qui, qui e qui resterà uguale, quindi si andrà ad aumentare lateralmente ai nostri ventagli, ma il centro, quindi le strisce, resteranno dritte, quindi le strisce di ventagli. Quindi andiamo a lavorare il nostro secondo giro, che poi, come vi ho detto, è il giro che andremo sempre a ripetere. Quindi io qui ho il mio primo marcatore, e dove ho il primo marcatore vado a fare 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare nella stessa maglia di base un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, una e due. Vado dove ho l'archetto del ventaglietto, quindi dove ho la catenella, e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Ora vado a lavorare normalmente senza fare alcun tipo di aumento, quindi vado dove ho le 3 maglie alte, faccio una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 e 3. Vado dove ho il ventaglio e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2.
E di nuovo continuo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, maglia alta successiva 2, maglia alta successiva 3. Vado nel ventaglio e di nuovo a fare il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ancora una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3. Vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto di separazione e vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. E sono arrivata dove ho il marcatore, quindi sono arrivata al mio secondo angolo. E dove abbiamo il marcatore dobbiamo andare a fare gli aumenti. Quindi andiamo dove abbiamo la prima maglia alta e ne facciamo 2, 1 e rientro 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra la maglia alta successiva, 1 e 2. Adesso andiamo a lavorare normalmente il nostro ventaglio, quindi entriamo nell'archetto, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 1 e 2. Lavoriamo normalmente qui una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3. E di nuovo abbiamo il ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio. 2 maglie alte, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte. E siamo arrivati così di nuovo al nostro marcatore e di nuovo dobbiamo fare gli aumenti. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 e 2, una maglia alta sopra la seconda, 2 maglie alte sopra la terza, 1 e 2. E continuiamo così quindi per tutto il nostro secondo giro, andando a fare gli aumenti solo dove abbiamo l'ultimo angolo, quindi dobbiamo l'ultimo marcatore, mentre dalle altre parti, nelle altre strisce di 3 maglie alte, non dobbiamo fare alcun tipo di aumento. Terminato il giro, vi farò vedere come iniziare di nuovo il terzo, che come vi ho detto è uguale al secondo. Andremo solo ad aumentare ulteriormente qui la striscia, dobbiamo sempre il nostro marcatore. Allora, come vedete, io qui ho fatto il mio aumento e ho lavorato normalmente il giro. Vado a terminare il giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. Come vi dicevo, adesso è sempre il secondo giro che dobbiamo andare a fare, però qui aumentiamo le maglie. Quindi, che succede? Andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo dentro la prima maglia alta e facciamo un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra ciascuna delle 3 maglie alte successive, quindi 1, 2 e 3, e poi andiamo a fare 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 e 2, e poi andiamo a lavorare normalmente senza fare alcun aumento, quindi andiamo nell'archetto e facciamo 2 maglie alte, una catenella, rientriamo 2 maglie alte. E di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, perché vi ripeto, noi dobbiamo andare a fare gli aumenti solo dove abbiamo messo i marcatori. Quindi continuiamo e andiamo a fare 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, e di nuovo 3 semplici maglie alte, una sopra ogni maglia alta, 1, 2 e 3. Di nuovo il nostro ventaglio, scusate, ogni tanto mi devo tirare il filo, quindi una maglia alta, rientriamo, seconda maglia alta, rientriamo, 2 maglie alte, e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, e di nuovo il nostro ventaglio. E come potete vedere, sono arrivata al secondo angolo e quindi facciamo di nuovo gli aumenti. Quindi 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 e 2, una maglia alta sopra le successive 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta.
e si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare sempre per tutti i nostri giri: aumentare dove abbiamo i nostri marcatori e continuare a non fare aumenti all'interno dove abbiamo i nostri ventagli liberi. Quindi man mano che andremo avanti, vedete che voi sempre sulla prima e sull'ultima maglia di queste che vanno a aumentare dovete farne due. Quindi nel giro successivo noi faremo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 5 maglie alte libere e 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Nel giro successivo ancora di nuovo andremo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, 7 maglie libere e 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. E andremo a procedere così fino ad arrivare alla larghezza necessaria per poter poi mettere i marcatori e quindi poter fare il corpo e le braccia della nostra maglia. Io naturalmente continuerò a lavorare, vi dirò quanti giri in totale ho fatto, contando naturalmente anche il primo giro, quindi vi dirò quanti giri ho fatto e vi dirò quante maglie alte ho quindi a disposizione qui negli angoli, in modo da poter mettere il marcatore. Tenete presente che dovete avere alla fine un numero dispari, anche se fate, io non lo so, mi fermo a 11 giri, avrò un numero dispari e il mio marcatore, per poter far dividere la parte avanti e la parte dietro, andrà nella maglia dispari della divisione. Però questo lo vedremo dopo. L'unica cosa, per vedere se state facendo bene, ogni tanto contatevi le vostre maglie alte degli angoli e dovete sempre avere un numero dispari, perché può capitare che uno si dimentica di fare l'aumento alla fine o all'inizio e quindi poi non vi troverete. Quindi mi raccomando, ogni tanto contate per vedere che in tutti i quattro angoli avete sempre un numero dispari di maglie alte. Detto ciò, ci vediamo quando avrò raggiunto la lunghezza necessaria per poter mettere i marcatori e creare le maniche e il corpo della maglia. Allora, io ho ripetuto il giro con aumenti per 12 volte, quindi ho fatto un totale di 12 giri e mi trovo qui dove ho le maglie alte un totale di 25 maglie alte. Vedete, qui sono andata sempre ad allargare. Come larghezza per lo scafo io sono arrivata, naturalmente le taglie più grandi devono continuare. Secondo me per una taglia M dovete andare a fare almeno altri 3 giri di aumenti, quindi arrivate a un totale di 15 giri, per una taglia L arrivate anche a 18 giri facendo sempre gli aumenti. Una volta fatto gli aumenti si vanno a mettere i marcatori avanti e indietro per creare gli scalfi per le maniche e la parte avanti e la parte dietro della maglia. Avendo io 25 maglie e quindi anche voi avrete comunque un numero dispari, ho messo 24 maglie da questo lato, scusatemi, 12 maglie da questo lato, 12 maglie da questa parte, quindi sono 24 in totale, quindi nella tredicesima sono andata a mettere il marcatore. Stessa cosa sia avanti che dietro, quindi vedete, io ho fatto combaciare i miei due spicchi di maglie alte qui, ho dove ho le 4 strisce di ventagli che vanno avanti e dietro, qui invece dove ne ho 2 perché sono per le maniche. Questa è la parte più larga, questa è la parte più stretta, quindi mi raccomando, quando andate a piegare su se stesso il lavoro dovete fare in modo che dove avete le 2 strisce di ventagli sia dove vanno a fare le maniche, da questa parte e da quest'altra parte, e qui abbiamo le 4 strisce, mentre qui abbiamo, come vi ho detto, le strisce di maglie alte. E io sono andata a mettere il marcatore nella tredicesima maglia sia avanti che dietro. A questo punto possiamo andare a lavorare il corpo della nostra maglia ed è semplicissimo. Allora, io voglio iniziare proprio dal marcatore, quindi prendo il filo, lavoro sempre con lo stesso uncinetto, lo cambierò se devo andare a fare stringere o allargare la lavorazione, posso andare a cambiarlo iniziando a lavorare col 4,5 o posso fare degli aumenti qui dove ho le maglie alte, ma quello ve lo farò vedere in seguito se lo andremo a fare. Però semplicissimo, qui dove avete le maglie alte, dove avete la possibilità di lato, invece di fare una maglia ne fate due in modo tale da allargare un po' la lavorazione, se non volete andare a cambiare l'uncinetto perché avete bisogno di cambiare poco, di allargare poco. Se invece avete bisogno allargare un po' di più, vi consiglio di passare un centro del 3,5. Quindi io inizierò a lavorare partendo proprio dove ho il marcatore, quindi ho la maglia, la numero 13 avanti e la numero 13 dietro, e vado direttamente a lavorare in questa maniera. Mi prendo il filo, lo passo davanti e dietro e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. E poi vado a lavorare normalmente dalla parte di qua, quindi vado a lavorare normalmente sopra la maglia alta successiva e vado a fare quindi una maglia alta. Quindi io qui posso togliere il mio marcatore,
E quindi vado a fare, come vi ho detto, una maglia alta sopra ogni maglia alta e lavoro normalmente così come viene. Quindi vado a fare una maglia alta sopra una maglia alta, vado a fare il mio ventaglio, le 3 maglie alte, fino ad arrivare al secondo marcatore e vi farò rivedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Naturalmente, quando vado a lavorare qui non farò più gli aumenti che abbiamo fatto prima. Vedete, ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi non ho fatto più nessun aumenti. E anche qui vado direttamente a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi non vado a fare più alcun tipo di aumento, proprio perché non ho bisogno di allargare ulteriormente la mia lavorazione. Casomai dovresti allargarla dopo, come vi ho detto, andate ad allargarla qui, quindi fate lateralmente un aumento, oppure potete continuare ad allargare qui. Ma se allargate qui, quindi se tornate a fare 2 maglie alte qui, dovete fare 2 maglie alte anche da questa parte, stessa cosa dietro. Quindi, come vi ho detto, io sto per arrivare al marcatore, continuiamo insieme, andando a fare le ultime maglie alte. Sono arrivata al marcatore, quindi vado, prendo il filo, tolgo il marcatore così potete vedere meglio e vado nella maglia alta e sia avanti che dietro, prendo il filo e vado a fare la mia maglia alta. In questo modo ho creato il mio scalfo della manica e adesso posso continuare a lavorare dietro andando a lavorare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta. Chiuderemo il giro quindi andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e poi andremo a lavorare normalmente. Come vi ho detto, avete diversi modi per poter fare gli aumenti: o cambiate uncinetto o andate ad aumentare qui come abbiamo fatto gli aumenti prima, quindi qua dove abbiamo le strisce di maglie alte sia da questa parte che da quest'altra parte, facendola anche dietro, oppure perché altrimenti poi verrebbe male facendolo solo avanti. Ma se dovete allargare di poco, io vi consiglio di andare a fare un aumento di una maglia alta solo qui ai lati, quindi dove avete la maglia alta ne fate 2, e in modo tale da poter continuare ad allargare la lavorazione se dovete allargarla e non volete cambiare uncinetto. Io continuo così, per adesso non devo fare alcun tipo di aumenti, non so se ancora se farò un vestito o una maglia, però una volta fatto ciò vi farò sapere se ho fatto una maglia, se ho fatto un vestito, se ho fatto degli aumenti e naturalmente poi vi farò vedere come andare a realizzare la manica. Allora, ho terminato di fare il corpo della mia maglia, ho ripetuto il giro per 36 volte, non ho fatto alcun tipo di aumento perché comunque sui fianchi e sulla vita mi va larga, soprattutto sulla vita, avendo io la vita più stretta rispetto ai fianchi, quindi non sono andata né ad allargare né a stringere. Però, come vi ho detto, se volevate allargare qui dovevate fare 2 maglie invece che una all'inizio e alla fine di questi 4 strisce di ventagli, in modo tale appunto da allargare la lavorazione e quindi ai fianchi e renderla meno stretta ai fianchi. Questo se non volevate cambiare l'uncinetto. Detto ciò, terminato quindi il corpo della maglia, possiamo andare a fare le maniche. Per lavorare la mia manica, io mi aggancio sotto e vado dove ho la maglia alta da questa parte e la maglia alta da quest'altra parte. Quindi mi aggancio con il filo in questa maniera e vado a fare le mie prime 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta e poi vado a lavorare come ho lavorato, scusatemi, come ho lavorato per il corpo della maglia. Quindi vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta e vado a fare la lavorazione in tondo, quindi non cambia niente da come abbiamo lavorato il corpo della maglia. Andiamo a lavorare così la manica, quindi facciamo sempre lo stesso giro in tondo: una maglia alta sopra ogni maglia alta, un ventaglio sopra ogni ventaglio e andremo a terminare facendo una maglia alta e una catenella bassissima per terminare appunto il giro. Quindi, come vi ho detto, non cambia nulla, lavoriamo come abbiamo lavorato il corpo della maglia. Stessa cosa, se avete bisogno di allargare la manica, passate a lavorare con un uncinetto del 4,5, se dovete allargarla diciamo di un bel po'. Se avete bisogno di un piccolo aumento, potete fare una maglia alta qui prima del nostro ventaglio, vado a fare 2 maglie alte, stessa cosa da quest'altra parte, prima di passare a fare maglie alte fate 2 maglie, di lavorare maglie alte fate 2 maglie alte e poi lavorate normalmente e andiamo così avanti per tutta la manica. Vi dirò naturalmente anche la manica quanti giri sono andata a ripetere.
Ho terminato la manica e ho ripetuto il giro per 38 volte. Adesso andrò a fare anche l'altra manica e la mia maglia sarà finita perché non farò alcun tipo di bordino né ai polsi, né allo scollo, né alla parte inferiore della maglia.